Sera che comincia, prego. Buongiorno mister. Buongiorno. Fabrizio Zanoni, giornale di Brescia. Sì. Brescia che ha fatto la partita, che ha avuto un possesso palla superiore, che ha avuto anche due o tre occasioni nel finale, però ha preso due spaventoni perché gol non gol, la traversa, l'altra che vabbè, era fermata fuori gioco, comunque quando l'ha ternata su ha fatto comunque paura. Sì, Brescia non è una squadra facile da affrontare, sia per disposizione in campo e sia anche per interpreti, perché hanno giocatori di categoria forti e negli episodi, se non stai attento, sono letali. Noi abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, cercando anche di lasciare il gioco a loro in certi momenti, però sapendo che nel capovolgere azioni noi abbiamo delle caratteristiche che possono far male, e ci sono state appunto più situazioni molto interessanti, dalle traverse, gol annullati, anche alle parate, perché ha fatto anche delle parate importanti. Non spiace, siamo contenti di aver fatto un punto, con un pizzico di fortuna in più potevano essere tre, però è logico che il calcio è figlio anche di episodi, di situazioni che vanno anche poi interpretate. Rimane una prestazione importante, rimangono due squadre secondo me vive, che hanno obiettivi diversi ma che hanno anche una certa somiglianza nella filosofia di gioco, e niente, andiamo avanti, pensiamo alle prossime e poi dopo cerchiamo di non guardare più il passato ma di concentrarci su quello che deve venire. Buonasera anche da parte mia, Luca Chiarini, giornale di Brescia. Le chiedo dell'episodio del primo gol annullato, nel senso che c'è stata un po' di zona d'ombra, ecco, in quell'episodio quantomeno, rivedendolo potrebbe esserci forse un intervento illecito di Mancini che forse trattiene il pallone. Le chiedo insomma come l'avete vissuta voi. A me non piace mai interpretare, parlare degli episodi arbitrali, quindi certamente è stata una situazione molto particolare, dove sia sul fatto che la palla sia entrata o meno, sia anche sul discorso del fallo in mano, insomma, cioè, ogni interpretazione è aperta, però insomma cerchiamo di guardare avanti. A noi non piace andare a recriminare sulle situazioni, ma dobbiamo solo concentrarci su quello che è il nostro lavoro e il nostro modo di interpretare le gare. Da quel punto di vista, appunto, sono soddisfatto perché i ragazzi hanno fatto la gara giusta. Poi negli episodi appunto poteva andare diversamente, però rimane la prestazione, rimane il fatto che non è subito gol, che è portato a casa un punto. Niente, dobbiamo adesso concentrarci sulle prossime. Sulla fascia destra con Casasola avete avuto sicuramente una supremazia, riuscivate ad andare bene in ampiezza e trovate campo, così si poteva sfruttarlo di più quel vantaggio che avevate in quella zona del campo. È stata anche lì questione di episodi, di momenti. Ma sì, sono due squadre che da certi punti di vista anche in questo si assomigliano, perché anche il Brescia spinge di più a destra, ha dei sviluppi asimmetrici del gioco e quindi sapevamo che loro spingevano di là, ma sapevamo che anche nelle nostre caratteristiche c'è quello di sviluppare meglio da quella parte. Certe situazioni potevamo gestirle un pochino meglio, però appunto sempre in un contesto di una partita fatta bene e di un modo di interpretare la gara che secondo me è quello giusto. Detto che tra Cremona e Brescia 4 punti, due trasferte consecutive con due squadre importanti. Brescia per la storia adesso è settimo, non è là in alto come la Cremonese, però so che è sempre difficile affrontarlo. Detto questo, però, era il Brescia che si aspettava tatticamente. Sì, perché hanno questo modo di stare in campo, hanno densità in mezzo, hanno sviluppi appunto asimmetrici, tendenti a destra, hanno la capacità poi di cambiare anche tatticamente con i cambi, quindi certamente sapevamo che era un tipo di gara così, hanno fisicità, quindi insomma era una partita che sapevamo che doveva essere interpretata con concentrazione dall'inizio alla fine, perché abbiamo visto proprio gli ultimi minuti, sono proprio bravi a
in quelle situazioni mezze e mezze a portarle a loro favore. E quindi insomma andava fatta una partita non solo di intensità fisica ma anche di concentrazione e di capacità appunto nelle fasi, soprattutto in transizioni, di essere sempre attenti. Davanti e dietro si deciderà tutto alla fine proprio, o ci vede qualcuno, voi in questo momento che avete preso un'ottima strada e vi siete risollevati decisamente? E davanti magari il Parma, nonostante qualche passaggio a vuoto, il vantaggio ce l'aveva, ma tutto poi per il resto, quindi secondo posto, playoff, play out, tutto all'ultima? È come sempre in B, c'è tanto da di nuovo. Noi abbiamo fatto 4 punti e siamo sempre là. Certamente stavamo peggio prima, però basta niente e ti trovi, insomma, non abbiamo chissà quale. Abbiamo un punto e dipende molto poi dalla partita dello Spezia adesso con la Samp. Quindi guardare la classifica non ti permette di essere tranquillo. Abbiamo 4 partite toste, la prossima soprattutto con l'Ascoli, che vuol dire tanto, e niente, però il campionato è questo. Cerchiamo di prepararla al meglio, sapendo che è una gara che non dico vale doppio, ma forse anche triplo stavolta. Grazie. Arrivederci.